Quindi c'è una difficoltà. Noi abbiamo fatto la guerra dei cent'anni, dei trent'anni, dei vent'anni, dei desani, qui desti, ettolitri di sangue, fiumi di sangue, di morte, di torture, per arrivare a scinderci, ad avere lo Stato da una parte e la Chiesa nella Chiesa, per non avere più la commistione tra il potere temporale e il potere secolare. Ci abbiamo messo 1900 anni per la miseria. Adesso lunghi metteranno un pumè, perché con l'internet, con la società globalizzata, con tutte quelle cose di strane che ci sono buttate e vengono fuori tutte le lucette, invece che metterci 2000 anni, che ne metteranno un disegno, 100, 50, 22, quello che volete voi, ma sicuramente abbisognano di un periodo per passare dal medioevo, dove loro sono, alla società progredita e tollerante del giorno d'oggi. Perché qui ci vengono a dire siete intolleranti. No, sono l'ultimo a tolleranti. Quando mai noi ci siamo scagliati contro qualcuno senza motivo? Ci scagliamo perché ci assalgono, perché ci sgozzano, perché non posso pensare che un padre sgozzi la figlia a Brescia l'anno scorso perché la ragazzina voleva andare a ballare con gli amici. Un padre! E la madre soccola che gli dà la ragione. E qui da noi se un padre fa così, la mamma gli salta addosso e lo mangia. Nel libro della giungla, Shere Khan la tigre, quando andò per prendere il piccolo Mowgli nella caverna, non fu messa in fuga da Babbo Lupo, ma da Raska la diavola, la mamma, rabbiosa come pobre, salta ferro, si cagliava su tutti la tigre e scappata via. Quindi, voglio dire, questo succederà invece ai seguenti. Un'altra l'ha sgozzata l'altra settimana. Tutta la società pakistana musulmana ha detto ha fatto bene a sgozzarla, voleva andare a ballare, pensa che roba brutta, ballare al pomeriggio, minga da notte, e poi portava anche i pantaloni, te avrei mica scherzato. Quindi noi che cosa abbiamo da imparare da questi qui? Cioè, dovete integrarvi, visto da me, maschio, possente, poderoso, tutto quello che ho sentito, non mi dispiace questo Islam dove io posso avere 50 concubine, 4-5 mogli e Joe Bozza e padre. Ci sono dei momenti in cui, detto fra di noi, è caso perché. Ma abbiamo lottato per avere il voto, poi parliamo. Noi abbiamo dato il voto alle donne nell'Alpezzella inferiore des Enfants. In Italia 50-60. Cioè abbiamo fatto un percorso che ci è costato lacrime e sangue per arrivare a quello che siamo noi. Come possiamo pensare che questi che sono nel basso medioevo e mentalmente sono la preistoria possano essere come noi? E che cosa serve sbragare davanti a loro? Perché dobbiamo abdicare alle nostre chiese? Noi non siamo mai andati a fare la pipì davanti alle loro moschee, mentre loro vengono a pisciare contro le mura del Duomo apposta. Sono venuti sul sagrato delle nostre chiese a pregare in segno di disprezzo. Noi non siamo mai andati nelle loro moschee in segno di disprezzo. Qualora io dovessi andare e cavo membra, mi adeguo, se devo levarmi le scarpe me le tolgo, controllando i veri cazzini senza il bus, se mi devo mettere il cappellino, io vado spesso, perché siamo molto amici con Rabbino Rodal di Milano, e quando vado mi metto lo zucchetto che hanno loro. Non è che vengo, no, è veri no, il Rabbino mi dà lo zucchetto, io me lo metto. Non mi sento mica, e sì che sono uno degli ultimi crociati. Perché vedete, a Poitiers hanno preso un sacco di botte, a Lepanto hanno preso un sacco di botte, a Vienna hanno preso un sacco di botte, a Milano riesce mica a sfondare e vengono qui da voi. Parlando di libertà di culto, come se il minareto, che ha detta anche dei loro stessi rappresentanti, nulla a che vedere con la preghiera, bensì solo con la programmazione dei loro interventi, vale a dire con una produzione di rumore in giro. Stiamo qui a fare... a litigare col prete perché non cominci troppo presto, sono ai campan e loro, voi non avete idea di che cosa sia questo qui quando comincia a gridare, i primi 5 minuti anche si vede, poi ti viene un filino di nervoso. Inoltre, il duelendà il sarcofago vivente che gracaccia, vi ruba le robe, scusate, decreto federale della vostra Costituzione, in nome di Dio onnipotente, cioè comincia così, il decreto federale della Costituzione elvetica, in nome di Dio Onnipotente. Allora, in nome di Dio Onnipotente, noi permettiamo a chi ci vuole uccidere, sgozzare, vincere, distruggere, avendolo dichiarato, perché bisogna vedere quello che la gente dice. Se la gente avesse detto Mein Kampf di Adolfo Hitler,
Avrebbe letto tutto il suo programma, bastava leggerlo. È inutile dire poi, ma non sapevamo. No, non sapevi perché era una bestia ignorante. Bastava leggere che cosa aveva scritto Ancamò prima di cominciare. Riga per riga, capitolo dopo capitolo, tutto scritto. Bastava leggere e si sapeva già come sarebbe andata a finire se lui avesse preso potere. Non dire, ma pensavamo fosse diverso. Non l'ha mai detto di essere diverso. L'ha sempre detto, mi sunt in sci. Non bisognava dare il potere, non bisognava dargli i voti, gli industriali non dovevano dargli i soldi, l'America e l'Inghilterra non dovevano lasciarlo andare avanti perché le colpe c'erano tutte, non è che uno diventa quello che è da solo. Se Hitler è diventato quello che è diventato è perché l'America e l'Inghilterra gli hanno permesso di diventare così. Allora, bastava leggere Mein Kampf e tutto era scritto, la pazzia, il razzismo, l'infamia, la ferocia, l'odio, tutto scritto, a caratteri cubitali. Quindi basta sentire cosa ci dicono questi qui e cosa dicono a Milano per capire, a Milano, in Italia, cosa vogliono. Poi c'è anche un problema, che in Lombardia e nel Veneto sono feroci e cattivi. In Calabria, in Campania, in Sicilia, sono diversi. Perché Don Ciccio Tumeo non ama il rumore nelle strade, il casino. Cioè da noi ci violentano una ragazza per le strade nei mezzanini della metropolitana un giorno sì e un giorno no. 40 stupri, 39 fatte da extracomunitari. Maggior parte rumeni e marocchini. In Calabria e in Sicilia ciò non accade. Perché innanzitutto Don Ciccio Tumeo ha un coltello lungo così affilatissimo e procede a un'estesi chirurgica immediata. Secondo, amministra la giustizia al di fuori della giustizia ma violenta e veloce. E più, come in Lombardia e nel Veneto e in Svizzera, sarete acquiescenti e silenti, più questi fanno quello che vogliono. Provate ad andare nei nostri condomini a maggioranza islamica. Cosa fanno? Come vi trattano? Provate ad andare nei loro paesi a vedere se siete cattolico o cristiano, come vi trattano. Hanno impiccato un poveretto che aveva 6 Bibbie, non 6 candelotti di dinamite che viene a dire che viene a chi buttare in bonta massa. 6 Bibbie. Una pericolosissima Bibbia, certo, se te la tira in faccia, già male da fa, però, voglio dire, tirarne 6, un po' 3 le schivi, una ti prende, l'altra da sguivi, non fa tutto sto danno, posto che questo sia un pericoloso lanciatore di Bibbie. Impiccato. La bambina di 11 anni, violentata da tre energumeni, condannata, perché doveva difendersi, ciù. La Cavindesà, 3 bestioni, cosa doveva fare? Questo è quello che l'Islam ci vuole portare. Io non dico che noi siamo meglio, siamo più bravi, dico che siamo diversi e che non dobbiamo permettere, perché il minareto è la punta di lancia, lo è nella forma e nella sostanza, perché i loro capi hanno detto la democrazia è soltanto il treno sul quale dobbiamo salire fin tanto che saremo alla meta. Le moschee sono le nostre caserme, i minareti le nostre baionette, le cupole i nostri elmi e i fedeli i nostri soldati. La mega di vogliamoci tutti bene e porgiamo l'altra guancia. Ha detto, andiamo e li massacreremo. E dal 7° anno di età i bambini devono essere incitati alla preghiera. E voi non avete visto i filmini che ho visto io dell'insegnamento della preghiera, che cominciano prendendo come sono gli ebrei. Gli ebrei sono dei maiali. Che cosa bisogna fare agli ebrei? Uè, fiori grandici, cioè la Hitlerjugend un po' più abbronzata. Bisogna ammazzarli quando sono piccoli anche perché. E che cosa ci hanno fatto gli ebrei? Sono cattivi. Cioè, lì instradano, come faceva la Hitlerjugend, non ci si deve lamentare, ma soprattutto meravigliare di quello che hanno fatto i nazisti. Perché buona parte dei nazisti era allevata, da quando era grande così, a pensare in una determinata maniera. Quindi quando arrivano ad avere 20-25 anni, sono delle bestie che ragionano con quello che gli hanno insegnato, per cui tutto quello che è successo altro non era se non il frutto dell'educazione a cui erano stati sottoposti. Loro pensavano, secondo me, molti di loro, addirittura che fosse normale, perché sin da quando avevano 3 anni, questo gli insegnavano, come stanno facendo nelle scuole coraniche adesso, e noi avevamo bisogno di questo. C'è chi a spiegare che dovevamo portare l'altra guancia, che io mi sarei anche un po' stancato di porgerla, e questi qua ci vengono a dire che dobbiamo essere sgozzati. Poi,